nonno era un grande narratore, un narratore popolare, però averlo non era facile, lui era una star. Durante l'inverno andava nelle stalle e raccontava storie. Quando veniva una gran nevicata e non poteva andare a lavorare, veniva da noi ed era tutto per me e per mio fratello. E stavamo lì ad ascoltarlo finché lui aveva voglia di raccontare. Da bambini andavamo sempre nei campi, sempre, a raccogliere la frutta. Era un lavoraccio perché era più quella che cadeva che quella che restava sugli alberi e toccava a noi raccoglierle. Abbiamo sempre aiutato in campagna. Mio padre ci mandava al mare in taxi e facevamo un mese di vacanze. Però quando era ora di raccogliere ci veniva a prendere, raccoglievamo le pere e poi tornavamo al mare. Sul campo non si va lì così adesso scopriamo qualcosa. Sappiamo già cosa c'è, quasi sempre sappiamo cosa c'è già. Poi ci possono essere delle sorprese. Si impara il metodo, si impara come si lavora, si impara come si cerca, come si studia, come si interpretano le fonti. E poi molto mi ha regalato anche insegnare. Io ho avuto l'onore di insegnare in posti come a Oxford, all'École pratique des hautes études di Parigi, alla Loyola University, Canberra in Australia, Cambridge, nel Pembroke College. Grandissima esperienza, anche insegnando si imparano moltissime cose. Andavo in motorino da piccolo, avevo un Morini 50, quelli cattivi, poi piano piano il 125, sempre Morini. Quando sono entrato più grandicello mi sono preso una Guzzi V7 bicilindrica, bellissima, un po' rimodellata. Ho avuto un incidente abbastanza serio, l'avevo disfatta proprio, non volevo neanche aggiustarla. Allora un mio amico di Frascati mi ha venduto questa qui. Si può andare dappertutto. Situazioni qui abbastanza vicine, sì, andavo sempre sullo scavo con la moto. L'archeologia è un viaggio essa stessa perché si viaggia nel passato, si tocca con mano e si vedono le cose emergere dal suolo, è veramente un viaggio, insomma. Più che un'impassione, un interesse. La passione è una specie di coup de foudre, no? Io invece ci sono arrivato pian piano. Le lezioni della signora maestra, le illustrazioni del sussidiario, poi piano piano le medie, il liceo, la scuola che mi ha fatto capire queste cose. Era una scuola ottima. Costruivamo il mezzo, lo sistemavamo, ci andavano mesi e mesi. Molto bello trovarsi tutti i fine settimana a martellare, a smontare, a sbloccare un bullone arrugginito. Stavamo montando dei sogni e poi si chiacchierava, poi si andava in pizzeria, poi si partiva e attraversavi tutta l'Italia orientale, tutti i Balcani, tutta l'Anatolia e poi l'Iran, l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, Israele, la Giordania, il Marocco, la Mauritania, la Libia, la Tunisia, eccetera, eccetera. Si andava partendo da qui e si tornava qui. E i primi giorni dopo la fine del viaggio eravamo come degli zombie. Cosa facciamo? Cosa facciamo qui? E dopo un po', vabbè, ricominciava la vita normale, però dove andiamo l'anno prossimo? Dormivamo dentro tra le rovine di Dura Europos. Leggevamo le iscrizioni dei legionari romani sugli stipiti della porta. Io ho tenuto fra le mani l'elmo di Ur. Poi andando avanti incontravi i colleghi e potevi permetterti delle cose che un turista non potrà mai. Anche lì abbiamo fatto la stessa cosa, siamo partiti da qui. Siamo andati in Inghilterra, abbiamo comprato 3 Land Rover usate ovviamente, le abbiamo messe a posto e poi siamo partiti. Abbiamo fatto 3 volte. In totale abbiamo fatto 20.000 chilometri e abbiamo constatato che il racconto di Senofonte è talmente preciso che può essere riconosciuto. Una mattina mi svegliai, ci alzavamo molto presto, e dico, ma io sto posto l'ho già visto. Allora c'era uno dei miei amici che stava mettendo su un caffè, eravamo solo io e lui, gli altri dormivano. Dico, senti una cosa, tu vai dritto in questa direzione. Dietro quella gobba lì, dall'altra parte dovrebbe esserci un fiume. Scendi la corrente verso destra, dopo 200-300 metri dovrebbe esserci uno sperone roccioso che va verso il centro del fiume. Sotto ci dovrebbe essere una grotta. Se vedi tutto questo, torna subito indietro. Come hai fatto? Dico, è scritto qui.
Non direttamente, è l'ambientazione di una battaglia. La resa dell'ambiente è talmente precisa che è riconoscibile a distanza di 20 secoli. 24. Il giorno che arrivammo io e questo colonnello Timothy Mitford, che aveva incontrato questo oggetto strano, questo cumulo di pietre, gli era venuto in mente, sarà mica il trofeo dei 10.000. Io ho letto l'articolo sul Times, gli ho telefonato, lui aveva letto il mio libro, dico andiamo a fare la prova del 9. E lo facemmo. Abbiamo marciato sotto la pioggia battente 9 ore. La distanza tra il trofeo e il primo punto topografico sicuro coincideva perfettamente. I romani sono come noi, sono i nonni, sono moderni, fanno strade, acquedotti, riscaldamento sotto pavimento, bagni con acqua calda, tiepida e fredda, rete di comunicazioni, rete stradale 100.000 chilometri, mercati, piazze, magazzini, porti, è uno stato strutturato come i nostri sostanzialmente. Omero è nono secolo, è molto antico. Quelli erano tutte tradizioni orali, cambiavano continuamente. Ogni cantore la modellava a modo suo, a secondo del pubblico, dell'attenzione del pubblico, dell'atmosfera, e ogni cantore aveva le sue tecniche. Più inventava, più creava colpi di scena, creature straordinarie, mostruose, eccetera, più vedeva che l'attenzione del pubblico aumentava. Quello era il suo pane. Non ho mai avuto una particolare passione per Alessandro, questo è curioso. È stata una combinazione di fatti. Era il tempo di Christian Jacques con il suo Ramses. Avevano venduto 3 milioni, volevano riprovarci. Se tu dovessi fare un grande personaggio dell'antichità, chi faresti? Bah, a me non piace fare i grandi personaggi, ma se dovessi farei Alessandro. Non mi sembra una buona idea. Non vorresti fare Zeus, per esempio? Zeus. Ero con Antonio Franchini, il mio editor. Valerio, se facessimo un'opera di grande respiro. Ma anche tu, me l'ha già chiesto un altro. Ma tu chi faresti? Se proprio dovessi, farei Alessandro. Andiamo subito dal professor Gian Arturo Ferrari e lo facciamo. Ma no, senti, mi ha trascinato. E lui ha detto, perfetto, 5 volumi, chiama il suo agente. No, non se ne parla. Poi diranno che voglio imitare Christian Jacques, e poi qui e poi là. Ma tu non puoi perdere questo treno. Guarda, facciamo così, io adesso devo andare in montagna. Starò su 10 giorni e scrivo. Mi porto la mia musica e scrivo. Se vedo che decolla e che mi trascina e che mi entusiasma, ti telefono, chiama Laura e fate il contratto. Altrimenti avrò buttato 10 giorni di tempo, ma neanche buttati, ho fatto un'esercitazione. In 10 giorni scrissi 100 pagine. Fu tradotto in 39 lingue in 75 paesi. Signor Manfredi, sì, il comandante la spera per la cena. Io così, sopra me dico, che comandante? Il comandante! Dico, oddio! Adesso mi cambio e quando arrivammo, erano le 11, lui venne verso di me, era in uniforme, aveva la mia trilogia e mi disse, quanto hai di storico e quanto hai di fiction? In este libro. E io dissi, tutto lo che è storico cabe nel libro, lo demás es mio. Interessante, c'era la mappa del placé, del tavolo da pranzo, e io ero il terzo alla sua destra. Io sono andato là e non c'era il mio nome. Guardo e mi accorgo che mi aveva fatto spostare alla sua destra. Parlammo fino alle 8 del mattino. Cioè, c'è da morire, non la finiva più. Si è abbioccato verso le 2, proprio gli è cascata la testa così, poi si è alzato, ha circumnavigato il tavolo, poi si è rimesso a sedere e dice, e ora possiamo continuare. Oddio! Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quello cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando come fosse lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartii da Circe,
che tolse me più di un anno là presso Gaeta, pria che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né lo debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro di me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, e misi me per l'alto mare aperto. Sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto, l'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando giugnemmo a quella foce stretta, ov'Ercule segnò li suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.